Ciao scheletrine e scheletrini, oggi io e il Fluffy Unicorn siamo in una fabbrica fallita, perché un po' di archeologia industriale non fanno male, quindi seguitemi in questa meravigliosa esplorazione che vi sorprenderà. Eccoci qua, siamo entrati. Vabbè, addentriamoci nell'esplorazione. Bella, adoro. Allora, qua c'è un calendario del luglio 2012. Mi sa che facevano mobili. Ecco, Molly che sta già cominciando a rovistare. Cosa hai trovato? Foto e mobili antichi. Eccola. Bello. Mi sa che c'è qualcosa al piano di sopra, Bene. Si prospetta una giornata in cui piangerò tantissimo. Per questo che t'ho portato, cioè non per farti piangere, ma perché sapevo che ti sarebbe piaciuta. Molly. Cioè. No, veramente, questa fabbrica è troppo, troppo bella, mi piace molto. Presenza di amianto, sostanze tossiche, non entrare. Credenze varie, sì, realizzava dei mobili. Vedete che qua ci sono anche delle maniglie, guarda, anche dei complementi. Ci sono proprio mobili ancora intatti. E adesso la inquadro, però voglio vedere cosa c'è dietro questo tendone. Ah, qui è la falegnameria. Qua è la falegnameria, no ragazzi, c'è ancora tutto. Che bello! La credenza che ha mandato in fibrillazione Molly. Beh, è molto bella, Andiamo a vedere. E a rovista, rivediamo cosa c'è. Allora, sti dépliant nuovi. Ah no, sono di mobili, non sono fogli bianchi. E questo è, vabbè, spogliatoio. Cioè, ragazzi, ancora i faretti incelofanati lasciati così, Ma vabbè, le sedie secondo me andrebbero un po' restaurate, perché col passare del tempo, dal 2012, un po' di canchero ce l'hanno. Ma proseguiamo, che cos'è questa roba? Cioè, vabbè, qualcuno che ha messo un crocifisso così? Vabbè, insomma. Allora, queste sì sono le bacchettine Regiposter. C'è pure una busta. Oh, di Dolina, cioè degli anni 90. Sì? Perché io dietro quella porta lì sentivo un muto tossico. Vabbè, tanto ero di qua che stavo rovistando nell'armadio. Che bella sta lampada. Oh madonna, cioè che meraviglia. Cioè ragazzi, qua è proprio il festival dello spreco. Hanno preso di tutto di più. Cioè hanno buttato tutto sotto sopra. E saliamo al piano di sopra. Saliamo. Eccoci al piano di sopra. Eccoci, adesso vi faccio vedere la saletta, che intanto Molly è in fibrillazione. Ecco qua, questi sono tutti i tessuti. Madonna, quanto canchero che c'è, però è bello, 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 bello. Mi sento malissimo. Vabbè, la Molly che si sente malissimo perché è felicissima che l'ho portata qui. Allora, sì, comunque dovrebbe aver chiuso nel 2012. E queste matitine colorate. Poi ha messo dentro dei pennarelli. E qua deliziatevi con questa meraviglia. Cioè, ragazzi, qua è l'apoteosi.
Cioè, è l'apoteosi. Grazie agli urbex che hanno arredato. Vabbè, un po' io, un po' loro. Ma anche questi vasi, questo tavolino, cioè, è stupendo tutto, la lampada. Ecco, qualcuno si è arredato, grazie, che così a sto giro già la pappa pronta. Qua. Vabbè, qui segni di insediamento, però ce ne freghiamo. Che bello. No, non si riesce ad aprire, però vabbè, andiamo qua. Ah no, un'antina. Ma penso che questo sia stato lo showroom. Altro che archeologia industriale qua. Wow! Cioè, ragazzi, ragazzi, ragazzi. Qua c'era proprio tutto. Vabbè, qua si sono dati al piacere edonistico in mezzo ai cancheri. Che bello questo showroom. Ecco. E qua c'è anche un simpatico cagnolino che porge dei fiori. Allora ci sono Diego e Molly che bofonchiano. Qua tutto vuoto. Ho oltrepassato. Secondo me tutti questi oggetti erano volti ad arredare lo showroom che abbiamo appena visto. Questa secondo me è tipo la sala dove facevano i prototipi, perché appunto queste sedie sono realizzate in legno scaccione, vedete? Cioè tipo balsa, legni comunque di bassa qualità. Comunque, man mano che cammino trovo sempre carte di profilattici. Addirittura questo scadeva nel 2025. Ecco, io come sempre attratta dai cancheri, dalle cose marce, conciate mangle. Tutto bruciato, tutto malandato. Però bello, bello, bello. Eccolo qua. Eccolo qua, non indago oltre. Riscendo giù, ma qua è il massimo proprio del marce, del canchero. Ah, c'è pure una pianta finta, un cactus, che non tocco però, mamma mia. Ah, ma c'è anche della roba. Aspetta, che ci sono altre cose incancherate che... sei pure coi peli lì. E riscendo. Ah, che bello. Tutto decadente e marcio. Ti ringrazio, mio signore, e non ho più paura. E andiamo qui. Belle ste sedie. No, ma il posto è enorme, ragazzi. È veramente enorme. Ma qua c'è la cucina. Ma qua c'è la cucina. C'è anche la cucina. C'è proprio la cucina con l'odore di vecchio. Cos'è sta fetenzia qua? C'è il pallone di Cars da rugby, c'è ancora le tazzine. No, vabbè, tutto, cioè, a parte che c'è un odore di vecchio che la metà ne basta. C'è anche l'odore di aceto. L'aceto non lo sento, Molly. Vediamo il letto. C'è la roba da mangiare scaduta. Sì, da quanto tempo, Molly? Cos'è quella schifezza lì? Vabbè, la portiamo a San Fabio, quella roba lì. Anche qua la spazzatura. No, vabbè, qua camminare sugli spaghetti rotti. Non bisogna fare casino. Ecco, cos'è che ha rotto un'altra ciuffecheria? Sono tornata giù. Non so, questa officina è affascinantissima. Ma volevo farvi rivedere... ufficio. Ragazzi, c'è un altro pezzo da esplorare, però mi sa che sopra non c'è niente perché ci sono andata. Andiamo a vedere, va. Che cosa c'è? Ah, i punti per la pinzatrice. Qua è semplicemente della carta che si muove perché c'è vento. Andiamo sopra, ma mi sa che non c'è niente. L'esplorazione in questa fabbrica del fallimento è terminata. Spero vi sia piaciuta. Quindi io e il Pink Fluffy Unicorn noi vi salutiamo. Iscrivetevi al mio gruppo Facebook Urbex for Passion, seguitemi su tutti i social come La Maledetta Feliz e per altri contenuti esclusivi mi trovate come Miss Urbex. Alla prossima esplorazione!
Ciao ciao.